Sono Crasso Maurizio, sono il responsabile commerciale e tecnico della società Arpo di Trieste, che si occupa da molti anni di verde pensile, tra le altre cose, quindi di tetti verdi. Siamo qui perché in questa sede si parla di risparmio energetico e di bioarchitettura, che sono due settori dove il verde pensile è molto utilizzato, è molto preso in considerazione proprio per le sue proprietà sia ecologiche, ambientali, ma anche proprio tecniche dal punto di vista prestazionale. Per quanto riguarda il discorso prospettive del verde pensile, è una tecnica sempre più conosciuta, sempre più diffusa anche in Italia. A livello europeo adesso si parla di urban green infrastructure, in cui il verde pensile diventa un elemento fondamentale proprio anche per come elemento per portare un miglioramento ecologico, un miglioramento del microclima urbano, un miglioramento anche delle prestazioni idrauliche delle nostre città. Dopo ci sono anche ovviamente i benefici per il singolo edificio, che sono legati al risparmio energetico e al miglioramento dell'efficienza dell'edificio. Speriamo che sempre più il verde pensile diventi una tecnica comune e quindi siamo qui per questo. Grazie.